le impressioni di questo IAB Forum, soprattutto con i dati confortanti che sono dati questa mattina? Beh, le impressioni sono assolutamente positive, stiamo parlando di un mercato che ha tutti i segni più davanti ai propri numeri, quindi un mercato che sta crescendo del più 15% in termini di investimenti pubblicitari complessivi, uno IAB Forum che cresce del 50% in termini di espositori, raddoppia i piani, 10.000 iscritti, e l'audience che cresce del 13%, quindi direi un rosario di numeri tutti col segno più davanti è un bel segno più, quindi assolutamente soddisfatti direi. Quali sono invece le novità che presenta IAB Forum Libero Advertising? Beh, allora parlando anche ovviamente col cappello dell'azienda, direi che sono anche più soddisfatto, nel senso che l'azienda sta procedendo bene, è stato un anno interessante il nostro, veramente molto positivo. Arriviamo allo IAB presentando una novità penso assolutamente assoluta, perché offriamo un formato che è in grado di trasferire gli spot dalla TV al web, quindi finalmente siamo in grado di poter assicurare di fronte a uno stay time che è quello degli utilizzatori della nostra mail piuttosto importante, la possibilità di proiettare spot intervallati da contenuti editoriali, quindi direi un'assoluta rivoluzione nell'ambito del web, un elemento importante che sicuro non mancherà di attrarre le attenzioni da parte degli spender. Mobile è l'altro nostro elemento portante, ovviamente essendo anche una telco company per noi è un elemento assolutamente rilevante. È un mercato che sta crescendo in modo importante, si parla di 15 milioni di utenti che fanno browsing in un mese e medio, noi abbiamo 2 milioni e mezzo di utenti al mese, un numero già comincia ad essere piuttosto importante. Secondo me bisognerà trovare il modo giusto per come dire, rendere appealing anche l'offerta pubblicitaria sul mobile. Molte cose stanno già succedendo, altre le scopriremo strada facendo, quindi robe molto funzionali tipo il click to call dovranno essere accompagnate anche a soluzioni in grado di risolvere anche il problema del branding sul mobile, ma ci arriveremo, direi sono assolutamente positivo su questo.